abbiamo raggiunto un accordo per il quale entro domani verrà pagato il 100% dello scaduto al 31 ottobre, quindi significa che si allineano con i pagamenti. Domani è previsto un nuovo incontro qui per verificare davanti ai nostri occhi l'emissione dei bonifici e speriamo che tutto vada bene, ovviamente. Io non sono né ottimista né pessimista, devo però dare atto che dopo la riunione di ieri e con la presa di posizione così severa e forte di tutte le imprese che rimangono unite e compatte, l'azienda ha risposto positivamente e questa è sicuramente una buona notizia. Quindi lo stabilimento rimane ancora, sia pure sotto pressione, chiariamolo, cioè noi non molliamo il presidio, però lo stabilimento ancora oggi continuerà a funzionare come ha funzionato ieri e domani, se verrà pagato tutto il 100% dello scaduto al 31 ottobre, è chiaro che il blocco a quel punto verrà rimosso e si ricomincerà a lavorare normalmente. Non c'è bisogno di fare un altro impegno scritto. Hanno preso un impegno davanti al Presidente della Regione, al Sindaco e davanti al Governo, perché mi permetto di dire che tutta la vicenda di ieri è stata sincronizzata tra la Regione Puglia e il Governo e abbiamo lavorato come se fossimo un'unica istituzione. Questa è una cosa importantissima. Noi abbiamo evitato ieri il blocco della produzione grazie alla responsabilità di tutte le imprese dell'indotto. Stanno pazientemente aspettando il pagamento di debiti che erano scaduti da mesi e se domani si regolarizza tutto si ricomincia con maggiore serenità la trattativa che ovviamente si sta svolgendo a Roma e quindi almeno dal punto di vista dell'indotto la crisi è superata. Resta il fatto che l'azienda poi deve continuare a pagare anche quello che scadrà nei prossimi mesi, ci mancherebbe.